Ciao a tutti, io sono Ale e sono tornato, voglio tornare con l'asterisco in un nuovo video. E sto seriamente iniziando a odiare quest'intro, penso non la farò più. Come molti di voi sanno, molti di voi non sanno, non lo so, non ho idea, ma se siete su questo canale, se siete iscritti, se vi è uscito questo video tra i consigliati, molto probabilmente stavate guardando cose sulle persone transgender. E beh, io sono una di quelle. Sto intraprendendo un percorso di transizione, sono in terapia ormonale da 3 anni. Perché ve lo dico? Ve lo dico perché durante tutto questo percorso, un percorso non semplice e soprattutto non una scelta tra le tante opzioni, ho potuto vivere e sto vivendo momenti meravigliosi. Perché meravigliosi? Perché sono me stesso, finalmente. Ma esiste sempre un ma. C'è ovviamente anche l'altra faccia della medaglia. Ci sono cose meravigliose, ci sono cose fastidiose che purtroppo però non si possono evitare. Quando comunque si intraprende un percorso come questo, bisogna accettare chiaramente anche ciò che non ci piace o ciò che ci piace di meno. Ovviamente tutto questo per essere felici. Tutto ciò che andrò a elencarvi nei prossimi minuti è sostanzialmente qualcosa di personale e soggettivo che riguarda me. Perché sì, siamo tutti diversi. Ecco, stavo dicendo, io in questi 3 anni ho trovato 3 o forse 4 cose che mi piacciono di meno o che mi danno fastidio. E oggi sarò qui ad elencarvele. Mi scuso comunque per la grandissima assenza, ma avendo un vecchio cellulare, registrando da cellulare, non riuscendo più ad assemblare video, memoria, clip, ho fatto un sacco di fatica e in più ho avuto dei momenti no, come tutti gli esseri umani, e quindi ora sono tornato con un nuovo video, un nuovo anno, un nuovo cellulare. I capelli però sono sempre quelli. Numero 1, gli sbalzi d'umore. Durante i primi mesi di terapia ormonale ho sperimentato questa bellissima sensazione di rabbia. Non a tutti i ragazzi succede, tanti al contrario sono diventati col tempo più calmi, più tranquilli. Ecco, per me non è stato così. Sono diventato più acceso, più impulsivo e a tratti più aggressivo. Con questo non sto dicendo di essere diventato un T-Rex mangia tutti, insomma, no. Però, insomma, a me è successo questo. C'è la possibilità di avere questi sbalzi d'umore per via del testosterone, quindi gli ormoni che vengono introdotti nel nostro corpo, diciamo così, combattono i primi mesi con i nostri ormoni di base femminili, ok? Quindi estrogeni, ormoni, testosterone. Succede quello. In più, durante questi primi mesi, con l'effetto del testosterone, cosa sparisce? Sparisce anche il famoso ciclo mestruale, ok? Quindi va a sparire. Ad alcune persone il ciclo si blocca direttamente il primo mese, ad altre il terzo, il quarto, altre persone invece riscontrano ancora perdite o ciclo anche a 9 mesi di terapia o a 1 anno di terapia ormonale. Scusate il termine ad alcuni ragazzi trans, so che non piace il fatto di parlare di questa cosa qui, però lo devo elencare, insomma. Ciclo, non ciclo, ormoni, sbalzi. Alternavo tra la rabbia assoluta e il pianto più assoluto, la depressione e la rabbia. Nessuno mi sopportava più in quel periodo. Grazie a Dio poi col tempo questa cosa va a svanire. Oppure in altri casi si allevia un po'. Punto numero 2. Il sudore. Bene, dovete sapere che la nostra seconda pubertà o la vostra seconda pubertà o la seconda pubertà delle persone in terapia ormonale è proprio una seconda vera e propria pubertà. E fin qui Ale ci siamo. In conseguenza che tu inizi a 20 anni, a 30 anni o 40 anni, il primo anno sarà paragonabile ai 14, 15, 16 anni di un ragazzo cisgender. Parentesi, cisgender sono tutte quelle persone che non sono trans, ok? Quindi l'opposto. Oppure ragazzo biologico, insomma. Sì dai, utilizziamo il ragazzo biologico, so che fa molto ridere mio, però beh, carote, patate, vabbè. Così quindi il primo anno è paragonabile presso poco alla pubertà, all'adolescenza, la botta di ormoni di un 14enne biologico. Questo comporta, a parte l'arrapamento a 1000, ma di questo ne ho già parlato, ci sono altri video nel mio canale, potete andarli a vedere, o lei la pubblicità, porta anche a un cambio di odore della nostra pelle. Odore? Cioè nel senso puzzi. No, aspettate. Non è che se prima profumavi in testosterone puzzi, è che se magari in pre-terapia ormonale facevi un'ora di palestra e sudavi, il tuo odore, il sudore era un tipo differente da quello in terapia ormonale. Molto più intenso, molto più fastidioso. Cioè io potevo stare senza farmi la doccia anche per 2 giorni, ok? Mentre ora se non mi lavo tutti i giorni, puzzo come una capra. Ecco, questa è una delle cose che mi danno fastidio. Ma sono cose che appunto si accettano e che con il tempo
si assimilano. Non io, ma si assimila. E chiaramente, se parliamo di sudorazione, di pelle, parliamo anche di sebo, il meraviglioso sebo. Io sono stato graziato, nel senso che non ho avuto acne. Grazie a Dio si vede che i miei genitori non hanno avuto una particolare acne pesante, o forse sì, non lo so, dovrei chiedere. Comunque sono stato sfortunato perché non ho mai avuto neanche mezzo brufolo. Ho avuto un po' d'acne al quarto, durante il quarto, quinto, sesto mese, sulla schiena, bruttissima, che però è sparita. La nostra pelle cambia, quindi cambia. È più grassa, è decisamente più grassa. Avete presente, no? Quella cosa orribile, tipo la pelle lucida. Sì, cose che io prima non ho mai avuto. Anche quello, tanto odio. La terza cosa, mio Dio, sembra una Wings. La terza cosa che non sopporto, cioè, non è un vero e proprio cambiamento fisico. È più un comportamento che ho notato dal punto di vista sociale. Ossia la reazione della gente. La reazione di chi mi conosceva prima della transizione, la reazione di alcune persone che mi seguono qui su YouTube, ma ripeto, questo è il prezzo da pagare alle volte. Potrei quasi quasi farci una lista. Primo, le persone che fanno finta di non conoscerti più, quelle che dopo 3 anni che non ti vedono, se non di più, ti passano accanto, ti guardano e fanno finta di non vederti, tipo l'ho visto ma non l'ho visto, vedo, non vedo, ti vedo, non ti vedo. E raga, io nel senso sono abituato, ma ci sono persone che ci rimangono male. Dovete cercare di fregarvelo un po', dovete cercare di essere un po' più egoisti, un po' più manevristi, insomma, no? Amatevi di più. Il secondo tipo di persona è quello che ti conosce, si ricorda di te, ma fa assolutamente finta che tu non stia transizionando o che non abbia transizionato. Ma del tipo serio, che ti guarda e ti saluta col tuo dead name. Ciao, Francesca, come stai? E tu sei lì, ho tipo la voce di Pavarotti, 2 centimetri di barba, a momenti sono più grosso di te. Ma mi hai visto. Il terzo tipo, e non stiamo parlando né di alieni né di gender, sono quelle che ti seguono appunto su YouTube, su Instagram, e non perdono mai l'occasione per dirti quanto loro ti stimino per il tuo coraggio, ma soprattutto ciliegina sulla torta per la tua scelta. E qui in realtà non vorrei commentare, ma ci tengo a dire una cosa. Un po' per me, un po' per anche gli altri ragazzi, le altre persone che si sentono sempre dire le stesse cose. Spiegate, cercate di far capire a queste persone che noi non vogliamo essere riconosciuti come trans, ma come ragazzo, ragazza, persona, in caso stessimo parlando di un genere non conforme, insomma, pronomi e cose varie. Questo è la mia transizione, almeno per me stesso, equivale a un mezzo per poter vivere come tutti i sacrosanti esseri umani, niente di più, niente di meno. Che poi a me piace fare video, fare un po' di informazione, aver documentato la mia transizione, un po' perché sono nostalgico, mezzo narcisista, insomma, queste cose qua, è un altro discorso. Ma sì, noi siamo persone, non siamo Gesù Cristo sceso in terra, e vorremmo essere riconosciute come tali. Se da questo momento in poi noterete che l'inquadratura è leggermente cambiata, è perché ho aggiunto questa clip in un secondo momento, visto che mi sono dimenticato il numero 4. Ergo, numero 4. 4. Una rottura di scatole se si è trans in Italia è proprio l'attesa infinita dal punto di vista giuridico, per il famoso via alle operazioni e per il riconoscimento anagrafico, ossia il cambio di documenti e il cambio di sesso effettivo sulla carta. Alcune persone hanno diritto al gratuito patrocinio, ma le persone che non ce l'hanno devono metterci soldi di tasche proprie. Cosa che, con tutto il rispetto, visto che il nostro non è un capriccio, mi sembra un po' meschino. Però dettaglio. E oltre quello abbiamo tempi di attesa allucinanti, sia per i documenti che per le operazioni. Operazione a cui possiamo sottoporci da privato, scelta nostra, oppure da pubblico. E niente, io appunto sono in terapia da 3 anni e non ho ancora i miei documenti, per intenderci. Mi sono operato soltanto di isterectomia, devo ancora operarmi di mastectomia. Se può interessarvi, troverete qui nelle schede o a destra o a sinistra nel pallino, insomma, che troverete qui sopra, potete andare a vedere il vlog dell'operazione. E sì, onestamente mi sono anche un po' scocciato di aspettare, però così l'Italia, quindi questa è un'altra di quelle cose che mi dà parecchio fastidio. Il video di oggi finisce qui, mi raccomando supportatemi perché appunto sono tornato dopo tanto tempo su YouTube, quindi lasciate un grande like Ale, iscrivetevi al canale,
E ultimo, ma non per importanza, qui sotto in descrizione, nell'info box, come volete chiamarla, troverete i miei social network per seguirmi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, un bacio.